Allez, il est l'heure de venir à votre rencontre Peshtilo, Gishtaze, Randem, Winkarpigor, Tsugumuna, Dinonz, Aritroa, Pierrick, Nani, Ni Pierrick, Bonazer, Zvilou, Puriu, Tarito, Riu, Touriz, Imune, Parelmo, Kumboy et Ostrimitati. Io sti la buona sera, non siamo appena all'Umbria, qui non c'è una piazzetta, allora su paese è stato fatto un chapale tra mare e monti, non c'è di Ubunente, di Gabigorso, di un paese unico, una dora, una marina in noi e c'è anche una città di sole apprezzata assai da tutti i gorsi e c'è stato da sempre una terra di marinara di tanto in tanto e anche una terra di vintera. Qui ci campano 50 persone alla nada, assai di più a Stadine, per parlare di tutto qui, accogliamo un nostro invitato, una delle memorie del paese, Francis Loa, di buonasera. Buonasera, amico. Allora, buonasera, lo si deve padrone di un caffè che è qui, vicino, in cuore di suo paese. Siamo in principio a Stadina e abbiamo visto già un mondo, un paese. A Stadina, per non si rimbivisce appena il paese, di un momento in cui lo rimbivisce. Anche sai, questo momento, se c'è mica a Stadina e turisti, non c'è nulla. Sì? Ah, da presso a me, il resto poco a fare e mica. Allora, voi ci siete nati qui, le muette di un paese di un paese di 50 abitanti, tanto le deconosciute voi c'erano più di 200 persone. Più di 200 persone. I tempi sono belli cambiati. Sì, ve lo sicuro. Come era dando la vita? E tanto si campava, tutti i vecchi si campava a Catara. E ho conosciuto un macellaio che veniva di Olmeda, Cugheretto, Sumere, tanto a Catana o Freddo non esisteva mica. In pieno calore, si mangiava carne, capre, becce vacche, a fare così. Tanto c'era una vita all'annata, mica alla Stadina. Allora, poi ci credete sempre in una bene per suo paese o no? Ci ho sperato, ma sarà veramente sempre a base al turismo, non tocca fare un bel mica cosa di buono fa qui. Sì, perché qui c'è 7 commerci comunque in paese, sono tutti idiosi l'inverno, aprono ad aprile fino a certi mesi d'ottobre, di novembre, vuoi che il resto dell'anno non si può mica campare? Ah, io ci ho aspettato, se andiamo a cercare roba sto. D'accordo. Allora, non c'è di un paese in cui oggi il mondo a Stadina, le muette, e se lo hanno tutta saliente di forse di noi perché di un paese classificato, allora cosa vuole di un bene o un male, chi ne pensano i paesani, come erano l'affare, fidiamo sul riporto che abbiamo fatto con l'esame a Sineras. Asodora, isodetti in tedie, esovacciade, guluride e esobersiane in legno, di tutto quello che fa l'unità architetturale di Sulu. Non sa paese classificato, un arnese economico forte. A Stadina vi riescono i commerci come quello di Johan, ben degli acci e beiende in core di un paese e per ello un cieco beneficio. C'est vrai que bon, on a un emplacement assez privilégié, hein, Nonza. Donc forcément, quand on fait le tour du Cap, vous êtes obligé de passer par Nonza. Et c'est sûr que ça aurait pu être un autre village, il n'y aurait pas eu la même, je dirais, attractivité, quoi. Per Caroline, qui tiene un'osteria vicina, usa barè o lo stesso. L'unità di Nonza dà au paese un'anima qui piace assai ai turisti. C'est un village qui a pas bougé, on sent qu'il a une âme, il n'y a pas eu de nouvelles constructions qui ont abîmé le paysage. Donc effectivement, je sens bien que les gens veulent, quand ils viennent découvrir Nonza, c'est pour découvrir cette architecture de l'époque. Et évidemment, ça nous ramène des touristes et des touristes qui s'intéressent au lieu. Ma esse un paese classificato vuole di noi un sviluppo più che costretto e leggi intricciano e possibilità di costruire sono pochissime. Josiane Arrigreda è la ghittana su commercio da poi 42 anni si è in pensierie da bella band. I nostri giovani che vogliono stare qui, perché ci ne sono giovani che lavorano qui, non sa, che vorrebbero stare. È difficile, di mica puoi costruire. Costruire allerga appena il paese per dare ai giovani la possibilità di comprare e di starci di una sfida bella difficile per la meria, ma ci vuole un gré e un piano locale d'urbanismo e innanda. Concrètement, donc vous êtes jeune et vous voulez bâtir quelque chose au village, il faut trouver un terrain qui est constructible. Et ça, c'est effectivement l'objet pour la municipalité que d'essayer d'ouvrir quelques zones à l'urbanisation.
fa crescere l'abidenti be proa di rida fiada o paese, conservando la sua unità e la sua anima, e con scopo di nonza, paese gabigorsino a velezza infinita. Per reagire su Riburt e parlare appena di Avida Baisana di noi, accogliamo un secondo invitato, Roland Franceschi, buonasera. Buonasera a voi e a tutti. State qui in onza. Allora, su paese classificato, a Franci di noi conosci di bene, posto che io si dei famiglia. Ma bisto nasce. Allora, su paese classificato, non so, come eri di voi? Di un bene, di un male? E ui a tempo? Beh, il paese da presso a me è stato classificato quando hanno odiato l'usina d'amianto. Perché c'era un pericolo e dopo è stato classificato per mica svilupparsi. E non è tanto male, eh? Siamo c'è abbastanza gas e beh, niente che lui ci sta. C'è giusto appunto un'unità quantunque tra i gas e beremo si detti in tedie e bersiano e tutto quello. Che partecipa quantunque a fa bene ai turisti? Sicuro, che gli piacciono la scopra un paese che è autentico. E... Allora, Franci, questo è un paese di noi, le Moiste e le Moette, c'è un'unità. C'è difficoltà quantunque per trovare i terreni dove si può fare e gas noi, per i giovani, quindi è quantunque un peccato. Allora, è un bene o un male questo paese classificato? Io penso che per fare gas, per trovare i terreni, già è assai difficile. Già. Poi per costruire qui, una casa costerà per esempio 100.000 franchi, 100.000 euro. Da un paese, quindi costa 200.000, voilà, per cosa non si unge mica i camion, che vetture, con tutto. Allora, come va per i giovani? I giovani, presso me, sono tutti collocati, eh. Sono collocati i giovani, eh. Non è per niente che vengono a passare qualche mese. Presso me, i giovani che hanno a fare case qui, non sono mica non abbia i soldi, eh. Allora, per cosa lavorano due? Allora, giusto appunto, parlava di lavoro, tanto il lavoro assai qui, dire all'usina e Ganari, vicino, un paese vicino, è stata di oggi, fa 57 anni, wow. E poi Franci ci avete lavorato appena voilà, in questa usina, e ma sta sente un piccolo strato di un riporto che mi ritrova il giorno di chiusura dell'usina e poi dopo vi sentiremo. La mine d'amiante de Canary. C'est la seule de France, elle emploie 300 personnes. Depuis plus de 20 ans, elle dresse sa face poudreuse et blanchâtre sur les bords escarpés de la mer Bleue. Demain, elle ferme ses portes. Pour l'île de Beauté, c'est un point gris. Un représentant du personnel nous donne son avis au sujet de cette fermeture. À travers Canary, c'est tout le problème corse qui se pose, parce que nous nous sentons déshérités. Abandonné. Personne ne comprend la raison pour laquelle l'usine ferme. Nimmo capisce perché ciò è così, ha detto un sindacalista il giorno di chiusura. Allora, per una studente, perché si sa o veleno, o dillo può essere veleno. Poi, Franci, che sguarda è portato, non è che c'è di lavorare, ha fatto comunque lavorare appena un giorno, ma di non conseguire la salute assai niente, che sguarda è portato, non è che odio. Io ho lavorato per non avermi una giuridura. Ti devo un micro. Ho lavorato all'usina per non avermi una giuridura di un mese solo che ho lavorato. Voilà, mi sono chiuso l'usina, non manco per tante belle amianti, che l'hanno tutto in mare. E pubblicava tutto, i giovani si sono messi i pescatori, San Fiorenzo, che c'era tutto così, è così che l'usina è chiusa. Sì, c'è chi dirà l'inferno Ianco. L'inferno Ianco, questo è di buono, per ci travagliare, non voglio mica dire che li faceva, eh. Travagliare non da poco, io conosco che sono morti a 80 e 90 anni e hanno saccato l'amianto. Ha fatto male comunque non c'è un piano economico di noi per la regione perché c'erano più di 300 persone che ci sono. E tanto, l'inverno paese era assai più mondo, c'era più mondo e i commerci gli hanno morto, c'era meno commercio, c'era le pizzerie a fare così, non c'era mica... Voilà. Ma poi le demica travagliato, le demica conosciuto, no. Chi sguardo portate non sta qui. Questa intervista comunque ci dice il giorno di chiusura, nemmeno capisce perché, oggi si sa quanto è stato un veleno e tanto comunque si conosce a poco o mica. Eh beh, era un veleno per quelli che ci travagliano, poi è stato un disguasto ecologico per tutta la regione. A Biaglia si è fatta dando e niente. Dopo quando hanno chiuso tutto il mondo è partito, c'era di meno attività, quindi è un rugione.
Alors, parce qu'en entre les gîtes, qui les mouettes et les mouistes, ne peuvent pas, ça nous escale, nous assa, et d'origine, si je suis dans 1 000 ans, il y a bien à Berra, à Dor, un pays, si d'origine, j'ai un problème, il y a 3 et bien 8 tours, tout ce que, fais-je nous gampas, si vous marchez, comme vous rirez, vous voyez, si on bain, dis-nous, on mal, c'est le tourisme. C'est le tourisme, vous pouvez me dire tout. In un stricchettacchio è andacene. Di quel che faccio sempre una vita appena stagina? È tutta cosa praticamente. Non c'è turismo una cosa, dopo me c'è il turismo, anche vigna di patrimonio, alla scazzale e cose. Quello che avevo vino. Che Roland poi ne pensa il suo turismo. Abbiamo visto le difficoltà qui per fare anche il gas enorme, ma anche i parking, per trovare le piazze, la stagina scala assai il mondo. Come vuoi ridere voi? Beh, è normale che in questa stagione c'è assai il mondo perché il luogo è magnifico, siamo sempre in una natura preservata e niente, gli piace l'autenticità di un paese e gli piace bene qui e poi noi ne abbiamo bisogno. I signori, i pochi giovani che li stanno qui sono abitati aperti, anche in inverno. Allora, a ringraziarvi tra me e due, ma lascia che forse una periodo vicino a fare come di ragione sempre, a ringraziarvi, dunque ringraziamo di nuovo le squadre tecniche di vostro accordo. Corso via stile venute da lontano per certi dai altri, cioè la settimana che viene ritroverete il vostro appuntamento, questo luogo sarà in Piemonte.